Madonna! Le donne. E voi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! Ed eccoci pronti al gran finale, come sempre, con l'ultimissima di NapoliMagazine.com, ma facciamo subito, immediatamente, il pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Caro direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Michele, a te, a tutti gli ascoltatori, all'ospite del giorno, Gigi Pavarese. Ciao Gigi. Ciao direttore. Allora, caro direttore, cosa vogliamo chiedere al nostro ospite? Veramente in difficoltà se mi chiamate direttore così, senza peli sulla lingua. Noblesse oblige in questi casi. Ti chiamiamo tutti direttore, dai. Vai. È vero, voi siete effettivamente, voi siete direttori. Qua l'unico non direttore sono io. Vabbè, Michele, piano piano poi. Quando arriva a 70. Però c'ha la stazza. Almeno le fisicche di Roma. È vero. C'è la presenza. È vero che c'è la presenza. Napoli che riparte pronto per Cagliari-Napoli con Mazzarri, che ascolteremo in conferenza stampa alla vigilia. Ci è arrivata la convocazione, parlerà alle 11.45. Ci sarà questa conferenza stampa a Castel Volturno. Perché dici ci è arrivata la convocazione? Perché non ti convoca? Ci arriva la convocazione anche per andare alle conferenze. Ah, no, io pensavo che non ti convocassero, quindi la tua fosse. No, no, Gigi, purtroppo così funziona. Quando ci arriva la convocazione, noi poi andiamo a Castel Volturno. Quindi andremo a sentire le parole del mister. Che di solito a pensando... Castel Volturno si va per comprare mozzarella, non si va per vedere. No, no, vabbè, ma è anche un'idea, un'idea. Anche poi strada facendo, sicuramente possiamo fare degli acquisti, no? E diciamo mozzarella, con l'idea. E mozzarella, non guardate ai lati delle strade là. Abbiamo i paraocchi, guardiamo davanti la strada, bravi, per non fare, bravi, per non fare incidenti. Tutto chi è sposato facesse il bravo. No, no, è vero, assolutamente, assolutamente. E comunque Mazzarri sta pensando un po' se fare qualche. E guarda ai lati quando torna a casa. Sì, questo sicuramente. Sicuramente il turnover è il pensiero principale del mister, quindi non può assolutamente guardare ai lati della strada. E sta valutando bene, anche perché lui alla vigilia di queste sfide che fa, si chiama, raccolta un po' tutti i giocatori, cerca di capire quali sono le condizioni fisiche. Il problema è quando tutti gli dicono no mister, non ci sono problemi, andiamo in campo, scendiamo, giochiamo, poi però in campo la forma non è sempre eccezionale. Certo farà delle scelte importanti, non devastanti o rivoluzionarie, così come fece a Verona contro il Chievo, però dobbiamo attenderci qualcosa di nuovo. Nel frattempo dal Giappone ci arriva una bella segnalazione, ve la voglio anche sottolineare, perché è vero che c'è questa febbre Napoli che ha contagiato un po' tutti. È nata addirittura la pizza alla Vezzi in Giappone, in una pizzeria di Tokyo ci hanno inviato questa pizza, quindi parlando un po' anche di qualcosa di diverso dal calcio giocato, vi andrò a leggere subito gli ingredienti: mozzarella, salsiccia un po' piccante, funghi, porcini, pomodorini, basilico e parmigiano per questa pizza che vedete inquadrata su napolimagazzino.com. Mi auguro che siano tutti prodotti doc italiani, che non arrivino dalla Cina lì. No, infatti se vai Gigi sul sito su napolimagazzino.com puoi vedere questo napoletanissimo tifoso del Napoli che si chiama Peppe, che ha creato questa pizzeria a Tokyo che si chiama Napoli Stacca, si fa arrivare tutti gli ingredienti proprio da Napoli e ha praticamente disegnato d'azzurro questa sua pizzeria con bandiere, gadget del Napoli, quindi è davvero qualcosa di simpatico, merita
merita un click, ma sicuramente. Guarda, parte adesso questa iniziativa di questo tifoso napoletano, però il fatto che tu dici che oltre Oriente adesso c'è un interesse nei confronti del Napoli, questo è molto molto importante, e un dirigente molto molto attento come lo è De Laurentiis sicuramente adesso guarderà con grande attenzione, perché da un punto di vista economico è molto molto importante quel mercato. Certo. E non meravigliamoci se dovesse arrivare un calciatore giapponese, perché sarebbe veramente, diciamo, un colpo importante da un punto di vista mediatico per il Napoli. Anche perché De Laurentiis è molto molto attento su queste, anche su perché Gigi, noi abbiamo un bel contatto in Giappone, che non solo è Alberto Zaccheroni, ma soprattutto il preparatore di Eugenio Albarella. Sì. Eugenio Albarella, che conosci benissimo, che tra l'altro può consigliarci qualche giocatore importante. Ormai sono arrivati comunque in Italia, sono arrivati giocatori interessanti, lo stesso Nagatomo che è all'Inter, certamente forse non è un giocatore da grandi squadre, però è un giocatore che sta dimostrando che in Italia ci può stare veramente bene, perché è un giocatore che è molto duttile e che sta facendo bene all'Inter, anche se probabilmente si trova in un momento dove i calciatori importanti latitano. E proprio in termini di colonizzazione partenopea, sempre all'interno di questo articolo che abbiamo pubblicato questa mattina, c'è un'immagine che mette i brividi, perché c'è un desktop, che sarebbe l'immagine che si visualizza su tutti i PC, no? Di una tifosa del Napoli che è giapponese, che si chiama Michiko Ando. Ah, è quella famosa, è da anni che ricordo quando c'ero io. Quindi. Esatto, Gigi, guarda, là, ha messo una bandiera con una scritta in giapponese, non si capisce nulla. Ok, però sopra anche solo lei. Poi ci manda spesso la traduzione. Speriamo che non siano parolacce. No, anche c'è anche il porta iPhone del Napoli. Mi auguro, ragazzi, che non sia come quello striscione che hanno, così, che ricordava un po', diciamo, il prossimo arrivo del 2 novembre, quindi fatto in tedesco. Vabbè, chi quella, Morten, no, ma vi dirò di più su questo striscione, che è nato da un'idea di un tifoso del forum di Napoli Magazine. Io non lo sapevo, me l'hanno segnalato stesso loro. È già pronto lo striscione per il ritorno. Stra, con lo stra davanti. Esatto, chi ve stra. Vabbè, e quello sarà esposto all'Allianz Arena, quindi già me l'hanno anticipato. Vabbè, a parte no, questi hanno, cioè, coloro che comunque hanno queste idee, ma dobbiamo fare un plauso soprattutto, io non so se è dovuto allo speaker, se è stata un'idea dello speaker, se è stata partorita all'interno, probabilmente si prenderanno i meriti, perché è stata una bella iniziativa, ma non so se è un'iniziativa del merchandising del Napoli, ma comunque merito soprattutto allo speaker l'aver preparato i tifosi a quel grido terribile di Champions, che veramente fa, cioè, se fa venire la pelle d'oca quella canzone, ecco, quello che hanno fatto al San Paolo veramente la rende ancora più rende brividi ancora più forti. Gigi, ma noi ieri la riflessione che facevamo ieri con Antonio è che dal 93 la Coppa Campioni si chiama Champions League, quella musichetta l'ho sentita ieri, non sapevi nemmeno che era dal 93, perché parlavi dal 90, hai fatto una bella figura. Stavo cercando di intervenire, stavo cercando di chiamarvi puntualmente dal 2000. Sibilla, sai che fa puntualmente, no? Butta lì come se stessimo al bar. Sì, ma aspetta, ma davanti a sé c'è un computer, poteva collegarsi, poteva farlo direttamente. L'ho fatto, a parte che lui lo usa praticamente per cose sue personali, che manda lettere per conti di uffici stampa da parte del comune di Nola, non lo so che combina qua. Beh, ma ha fatto una bella pubblicità, così se casomai se qualcuno è all'ascolto dice guarda, sta lavorando ogni tanto, ogni tanto ci arrivano questi comunicati. Ho sentito ieri, ho sentito, ma comunque là è inutile che dire, là è merito dello speaker, che un ragazzo bravissimo, perché io sono tornato al San Paolo a vedere questo grazie a mia figlia, perché è una tifosissima del Napoli, mia figlia Anna, quindi sono tornato al San Paolo dopo tanto tempo e veramente mi ha fatto molto, questo ragazzo veramente molto bravo. Come si chiama? Daniele Desch Belbellini, che è stato anche in tempi non sospetti nostro speaker qui a Radio Punto Zero, quindi insomma lo salutiamo sempre affettuosamente. No, bravo, un ragazzo molto molto bravo. Io addirittura sono andato oltre, perché sono andato a pescare
il nome e l'uomo di chi ha lanciato poi la musichetta The Champions, che invece è Gigi Soriani, perché qua è qualcosa che ci parte da dentro, no? Questa musichetta The Champions, quindi l'uomo che ha fatto partire dalle casse dello Stadio San Paolo la musichetta tanto attesa è proprio Gigi Soriani, quindi salutiamo entrambi. Vabbè, ma complimenti all'UEFA che scelse questa colonna sonora che fa parte di una di un'opera non so pare di Beethoven, non lo so che no, ma poi riunisce un po' tutte le lingue, quindi non è una cosa, se non sbaglio fa parte l'Inno alla Gloria di Beethoven nella, comunque è una musica, è una musica bellissima, abbiamo atteso tantissimo per ascoltarla, adesso il Napoli la sta ascoltando da protagonista. Antonio, piuttosto speriamo che quanto prima facciano una bella canzone, un inno vero del Napoli. Vabbè, tutti questi tentativi. Sì, e Napoli ce l'ha, è Vita Mia. E allora andiamo con Vita Mia. Almeno quello là dai brividi. È inutile che ci giriamo. E allora quello dei brividi, allora lasciamo stare Vita Mia e basta. Antonio, come sempre, come ogni lanciamo così un'idea. Cioè, che allora. Mandiamo la prima delle formazioni, prima quando le fa, come fa la Roma, è così invita praticamente prima. Tutti i tifosi, come fa la Roma, che è bellissimo quando cantano l'inno della Roma, quella canzone di Venditti, che è stupenda. Sarebbe bello se prima della. Forse in via Scaramantica non lo mandano prima a Napoli. Ma quale scaramanzia? Teniamo una squadra forte, che quale scaramanzia? Lasciate stare. Ve ne parla uno che è scaramanzia proprio. Però lasciamo stare. Antonio, sarebbe come sei? Bello se prima, ecco, prima la partita con l'Udinese cantassimo tutti Ho Vito, Vita Mia, poi dopo le formazioni. Però penso che poi si arrabbia l'amico di Michele in curva. No, io credo perché che perché dicono, giustamente i tifosi dicono, questo è un coro che noi dobbiamo lanciare quando c'è l'impresa, la vittoria, no, da sciupare sempre. Che signi, ma che sciupi? Da parte nostra, è parte nostra, parte di noi napoletani. È nel sangue. Antonio, noi come sempre il venerdì lo chiudiamo con le formazioni, le anticipazioni sulle formazioni, come sempre sono molto attese. Vai. Poi Gigi ci dirà se concorda o meno con questa rilettura. Cagliari e Napoli si affrontano domenica 23 ottobre alle 15 al Sant'Elia per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Cagliari allenato da Ficcadenti con un 4-3-2-1, Agassi tra i pali, da destra verso sinistra in difesa Pisano, Canini, Astori e Agostini, centrocampo a tre con Biondini, Conti e Nainggolan, con Cossu a ridosso delle due punte, Thiago Ribeiro e Larry Vey, panchina con Avramov, Perico, Ariaudo, Rui Sampaio, Nenè, Ibarbo e Del Kabir. Mentre questo è bravo sto Ibarbo, Sì. Velocissimo. Bisogna fare attenzione a questa squadra che giovanissimo tra l'altro. E poi tra l'altro Gigi non capisco perché a Cagliari sentono molto questa gara come se fosse chissà che cosa. È sempre stato così. È sempre stato così, non è una cosa che è nata da oggi. Per fortuna Cellino, ho visto che stavolta nelle dichiarazioni è stato molto, più equilibrato. È stato molto equilibrato e probabilmente è stato colto in un momento di lucidità. Di sana lucidità da parte del presidente Cagliaritano. Del Napoli invece con un 3-4-2-1 vedremo De Santis tre pali, Campagnaro, Cannavaro e Aronica in difesa, Maggio, Hiller, Gargano e Dossena a centrocampo con Amsic e Lavezzi a sostegno di Cavani, Rosati, Fernandez, Gemaili, Zuniga, Santana, Mascara e Lucarelli in panchina. Quindi tu prevedi solo Dossena? No, e poi ci stavo arrivando un attimo. Indisponibile Cagliari e Rickson che dovrebbe rientrare a marzo, diffidati nessuno nel Napoli, ci sono diversi ballottaggi perché Campagnaro ad esempio è in ballottaggio con Aronica e Fernandez per una maglia da titolare, Hiller, Gargano e Gemaili diciamo 50%, 30% e 20% volendo dare delle percentuali, e poi anche in attacco c'è qualche dubbio. Vabbè, scusami, qua credo che Cannavaro venne fatto riposare una partita col Chievo e quindi non credo che faccia parte questo turno, considerando che poi comunque l'Allianz salterà e quindi comunque le tre partite di campionato le giocherà tutte e tre come giusto che sia. Probabilmente questa partita credo se opterà per Fernandez, credo che sia giusto concedere un turno di riposo a Campagnaro, che è quello che praticamente un po' lo sta canovista del gruppo. A centrocampo poi?
Gemaili con Hiller, c'è la possibilità Gargano. Gemaili con magari potrebbe far rifiatare Gargano. Ma dovrebbero Hiller. Rifiatare un po' tutte e due. Anche il problema se forse... è che cambiare troppo poi sai bene appunto che... credo. Ma poi non hai gli elementi, quindi comunque a centrocampo ha solo Gemaili, ha recuperato esatto. Per fortuna ha recuperato Gemaili. Anche perché probabilmente alla fine quindi... la decisione cioè potrebbe essere diciamo optare sui due svizzeri, quindi giocare in coppia i due svizzeri, quello che è il centrocampo della nazionale svizzera. Oltre a Donatello indisponibili anche Britos e Pandev dovrebbe rientrare l'undicesima giornata di campionato, Britos la nona, mentre non ci sono diffidati, arbitrerà Luca Banti di Livorno, Copelli e Nicolai gli assistenti, quarto uomo Valeri. Antonio, allora noi facciamo l'ultimo pit stop. No Antonio, prima del pit stop, dimmi, scusa, dimmi. I precedenti con Banti? I precedenti con Banti, guarda, questa è una domanda che mi fa, sono 10, vado a memoria? E non sono tutti eccellenti, perché e i precedenti Banti Mazzarri? Precedenti Banti Mazzarri, mi auguro che tra livornesi non è che sia accaduto qualcosa. No, ti dico subito, anche dico... se qualcuno il direttore Cucci tende a precisare non è livornese ma è maremmano, è maremmano, no, quindi no. È ancora peggio caratterialmente. Assolutamente no, con Banti abbiamo 10 precedenti, 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima gara arbitrata da Banti fu a San Paolo, un bel precedente perché fu Napoli-Lazio 4-3 il 3 aprile scorso, quindi penso che possiamo essere tranquilli, ottimisti. Tranquilli. Facciamo... ma tranquilli gli fregare la moglie. Sono ottimisti, non tranquilli. Facciamo il pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Antonio siamo... forse abbiamo sembra ancora mezz'ora perché se c'è Alfonso che non è ancora arrivato e ancora qualche problema forza no. Doria e Doriano e Doriano e Doriano avrà la soddisfazione però, di vincere il campionato quest'anno dai avrà soddisfazione insieme col Toro di vincere il campionato e Padova. Ah quindi ci ha dato hai sentito Antonio ci ha dato anche il pronostico con Juve Stabia che arriverà ai playoff. Con la Juve Stabia che arriverà ai playoff, quindi Toro Padova perché una società competente, una società forte, soprattutto una piazza che merita con tifosi straordinari. Io ecco subito dopo quelli del Napoli porto nel cuore perché sono delle persone eccezionali quelle della e Gigi Pavarese? Gigi Pavarese purtroppo è disoccupato. No, voglio sapere adesso... che novità ci sono. No, è disoccupato. Ogni nessuno. Tanto provo a fare il giornalista anche io. Nessuno. Adesso praticamente ci siamo inventati questo ruolo di opinionista. Sembra che sono contenti. Non c'è nessuna telefonata tutti, in atto? Tutti i lunedì. Telefonate tante perché è arrivata pure la bolletta l'altro giorno. Quindi figurati. Antonio, buon weekend, a lunedì prossimo. Buona Forza Napoli. Ciao Gigi. Grazie Forza per Napoli. Avermi invitato qui. È stata veramente una bella esperienza. Speriamo che non debba aspettare un anno e mezzo. Perché Antonio, io l'ho detto che lui. Ma Gigi, se vuole, sono pronte rubriche, quello che vuole. Senza problemi. Speriamo che non ci siano troppi insulti sui vari siti. Si è piaciuta questa mia. Dopo lo scopriamo. Un abbraccio, Antonio. Ciao ragazzi. Ciao Antonio. Campania Radio Sport. Fuori gara. Madonna. Le donne. E voi? Io ho detto le donne. E voi? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tu fanno gomme, più sicuri si va. Tu fanno è grande, l'esperienza ti dà. Segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.